tutti, benvenuti in questa quinta tappa del Giro del Mondo in 80 torte. Ci spostiamo questa volta dalla Spagna alla sponda opposta del Mar Mediterraneo, in particolare in Algeria, paese in cui le dominazioni araba prima e ottomana successivamente furono determinanti per lo sviluppo di una cultura autoctona, esattamente come per la produzione di una gastronomia vera e propria. Infatti la cucina algerina, così come la pasticceria, sono caratterizzate da un largo utilizzo di spezie, i cui aromi invadono ancora le vie dei bazar, oltre che di ingredienti tipici non solo della cucina e della pasticceria algerina propriamente detta, ma anche di quelle degli altri paesi dell'Africa settentrionale e anche in alcuni casi di aree nei Balcani, in Medio Oriente, paesi tutti questi tutti accomunati da una matrice ottomana comune. Bene, nella lista dei vari ingredienti si possono ritrovare, oltre le spezie che abbiamo appena citato, anche frutta secca, largamente utilizzata specialmente nei dolci balcanici ma anche turchi, si pensi già solo al baklava, oltre che di aromi come fiori d'arancio e acqua di rose, oltre che un alimento base come appunto la semola, che è presente in molte preparazioni sia dolci che salate. Ecco, dopo questo piccolo antipasto relativamente alla cucina locale, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima tappa, che ci vedrà spostare verso l'Atlantico, nello specifico in Marocco. Grazie ancora, buona giornata!